Ciao. Si parte, il problema è che c'è un problema con la live perché mi dice che è instabile. Cioè, in realtà bitrate è bello alto. No, ragazzi, sembra andare bene. Ma che, ma siamo seri? Lorek! Ciao, grazie per il sub. Gentilissimo. Ah, nemmeno un messaggio con il sub. Ah, ok. 22 mesi, wow. Ragazzi, ma mi confermate che va bene? No, non ho la fibra, sto usando il telefono come ponte, come il ponte di connessione. Ma boh, ragazzi. Questa teoricamente è partita un po' come test rispetto a ieri, perché ho cambiato l'encoder rispetto a ieri. Ieri ho utilizzato quello della AMD. AMD EMVEC 246, se non sbaglio. E ieri mi sgranava, se ve lo ricordate, quando facevo movimenti rapidi sgranava tanto. Adesso ho messo l'encoder di base di OBS e funziona bene. Sì, ogni tanto sgrana, ma anche quando facevo le live con la fibra mi sgranava così ogni tanto. Iniziamo adesso, benvenuti a tutti, siamo proprio nella zona dove ieri abbiamo fatto i lavori, quindi ci sono le due casette, ancora non sono riuscito a fare i lavori che vi dicevo ieri, perché teoricamente questa live non doveva accadere, però ho preso parecchio, parecchio materiale, ragazzi, guardate quanto ho farmato stamattina. Fantastico. Infatti, l'ascia ne ha risentito parecchio. Allora, cosa facciamo oggi? Oggi lavoriamo sempre ad un'altra struttura. Struttura con 5 R. Che fa parte dei tre obiettivi. Perché alla fine sono tre gli obiettivi che mi sono posto. Per terminare il villaggio. Per poi fare i bagagli e andarcene. Ok? Quello che facciamo oggi, come avrete capito dal titolo, è lavorare ad una casa dell'alchimista. Che vorrei fosse bella curata e non solo legno come potrebbe essere questo, ma una bella alternanza di pietra e legno. Quindi vediamo di farla bene. E la faremo laggiù, insieme ad un'entrata della palizzata anche lì. Ok. Una cosa del genere e tranquillamente qua potrebbe sorgere l'entrata. Ah, vabbè, dai, basta soltanto abbattere. Benissimo. Mi rendo conto che servirebbe anche un po' di illuminazione, per ora la lasciamo così. Abbiamo terminato questa zona con un'altra entrata della palizzata. Dopodiché dovremo lavorare all'accademia per fare la decorazione attorno e finire il piccolo quartiere residenziale lì vicino. Comunque adesso abbiamo fatto, mi libero l'inventario e possiamo iniziare a costruire la casa dell'alchimista. Ok, allora, casa dell'alchimista. Prima di tutto direi che facciamo un minimo di terraformazione. Bene. Poi qua probabilmente ci verrà il suo campo. Allora, facciamo una base in. Vediamo tufo e cobblestone come stanno insieme. Se no ci buttiamo anche un po' d'andesite. E sarà tipo una. No, 3, 6. No, 6 no. Proviamo a fare un 9. Un 9x7. Sì, un 9x7. Ma cosa facciamo? Tiriamo giù ancora di uno. Sì, dai, va bene, tiriamo ancora giù di uno. Che 9x7 non è mica semplice, come zona dove lavorare. Cioè, serve parecchio terreno. Intanto vediamo come stanno vicini, tufo e cobbles. Sì, non stanno male, non stanno male. Così è la transizione un po' troppo netta, perché il tufo è molto scuro. Ci sta, eh. Mica male. Ok. E adesso questa la alziamo ancora di uno. Perché poi penso che faremo tipo delle piccole finestrelle. Perché qua ci sarà effettivamente il seminterrato. Ciao gatta, ti sei svegliata. Ciao bella. Scusate, c'è una pagnotta di pelo, che bella che è. Sapete che forse non ci sta male nemmeno l'andesite. E invece sì, ci sta male. Perché sì, si vede parecchio. Muri sono carini. Non danno per niente il senso di finestra. Però dà un bel contrasto.
Ragazzi, venduto per i muri. Bellissimi. Vediamo, potremmo farlo alto 4 e poi far partire il muro. Scusate, il tetto, non il muro. Qua facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto praticamente con il tetto a spiovere di qua, aspettate. Laggiù, ok? Buoni tutti. Ah, oppure quello. Però questo qua è un po' più morbido, lì lo facciamo un po' più dritto a scendere. Signora, qua... i limoni, signora! Ciao Yurex, grazie. Grazie per i bit. Sono preso un mezzo colpo, però è sempre meglio dello sparo. Che ti invito a non utilizzare, per l'amor di Dio. Allora, qua facciamo la stessa alternanza come abbiamo fatto ieri. Mai provato Satisfactory? Purtroppo sì. Allora, Satisfactory l'ho giocato, non quanto dovrebbe essere giocato. E da persona che ha giocato e adorato tanto Factorio, ti dico che non è la stessa cosa. Non è per niente la stessa cosa e un po' ti butta giù. Però è decisamente godibile quel gioco, assolutamente. Cioè, è proprio divertente. Era giusto. Molto probabilmente qua faremo il camino e quindi qua ci possiamo mettere una finestrella. Okay. Potresti fare il sotterraneo collegato al piccolo laghetto e fare il laghetto serve a prendere l'acqua, vero? Carino. Bello, bello, tipo come se l'alchimista avesse scavato praticamente da qua per farsi il suo piccolo condotto. Potremmo fare una specie appunto di condotto che dà proprio verso la casa. È un piccolo dettaglio che aiuta a migliorare, assolutamente. E potremmo fare che vada direttamente nel seminterrato. Allora, questo per adesso lo lascio un attimo così, perché varierà in base alla presenza o no di un secondo piano. Se ci dovesse essere un secondo piano, molto probabilmente andrò ad allungare la canna. Si può chiamare il condotto del camino, sostanzialmente. Qua ci starebbe un'altra cosa per il lavoro, tipo una grindstone. Che si fa con delle cose che non ho. Ma che posso fare? No, il giro lo mettiamo per un eventuale piano di sopra. Potrei fare tipo una torre, che ne so, di qua, entrata di qua, che serve per salire al piano di sopra. Ok, fantastico, fantastico. Quindi piano inferiore è già fatto. Benissimo. C'è un piano di sopra. Piano di sopra, però significa allora che questa prima di tutto viene di due piani. E secondariamente ci viene con una torre a fianco. Dicevamo la torre, potremmo farla simile, ripeto simile, a quella là. E qua faremo il tetto. Sto facendo troppo alto. Benissimo. Quasi quasi potremmo fare subito il tetto. Almeno ce lo togliamo. Allora, nel piano di sopra sarà tipo la parte dove l'alchimista vive e dove ha parte dello stoccaggio principale della casa. Il cammino verrà qua. Dunque continuiamo con questo asse. Qua anche non mettiamo una finestra. Non è più portata avanti al Daria, no? Sono arrivato da letteralmente 9 giorni, ragazzi. Già tanto che siamo di nuovo in live, sinceramente. Una persona normale si sarebbe preso un mese per riposarsi dopo un'esperienza del genere. Far la botta per le montagne. Qua probabilmente metteremo il letto. Qua così. E di qua un piccolo stoccaggio. È che sta scala così mi sta un po' in mezzo, letteralmente. Qua c'è il camino che comunque scalda l'ambiente. Di qua c'è la scala che non è per niente invadente. Oddio, questo si può anche evitare. Ok. Per sezionare un po' gli ambienti possiamo fare così. Me ne serve ancora. Benissimo. E di qua verrebbe la camera da letto, effettivamente. Di qua.
Perfetto. Quindi la struttura teoricamente c'è. Oh yes, mi piace. Era un po' più di tufo qua. E allora, vediamo un po'. Ho detto che l'avrei voluto fare un po' più aperto, quindi sicuramente devo fare questo. Perché quell'effetto lì mi piace molto. Sembra quasi un... come si chiamano? Non i camminatori... non mi ricordo. Comunque che rinforzano un po' la struttura, ed è molto carino. Era blocco intero, no? Lì sì. Eh sì, perché poi sale così. E lassù poi c'è il pennone. Non è bella vista da qua. Carino. Dobbiamo atterrare là. Ciao. Mamma mia, ragazzi. L'abbiamo fatta. Ok, anche il tetto è completo. Sono molto contento. Yes, yes, yes. Adesso saliamo di nuovo al secondo piano. Finiamo l'interno. E poi di qua faremo la parte che scende. Però a sto punto penso che la farò off camera. Ve la farò vedere le prossime volte, ragazzi. Comunque è quasi finita. Quasi finita la casa dell'alchimista. Bisognerebbe fare effettivamente la parte vera e propria dell'alchimista, quella funzionale, che però sta sotto nel seminterrato. Io probabilmente ve la faccio off camera, così poi ve la faccio vedere. Se riesco a installare la replay mod, vedo di integrare quella parte lì al video. Così almeno non vi perdete niente. Ok, quindi il caminetto è fatto. Questa parte qua è fatta. Qua sopra, come al solito, abbiamo parecchio spazio. Ci possiamo mettere stoccaggio, ci possiamo fare quello che vogliamo. Per adesso ci butto della roba così e basta. Ok. Carino comunque anche questo, mi piace. Molto semplice ma carino. Vediamolo un po'. Carino, carino. Bella, bella prepotente come struttura. Con quella torre là dietro staglia parecchio bene secondo me. Bello bello però, mi piace. Voi che ne pensate? Intanto sto attento perché siamo stati abbastanza fuori di notte perché ci siano i creeper. Sì, allora la torre è bella grande, però mi piace tanto. È vero, Rick, eh? Però ci sta perché abbiamo fatto un 9x7. Ne abbiamo tante, di ste torri, ora che ci penso, perché guardate, abbiamo la torre qua, torre là, quella torre lì... Questa torre qua va tutto molto 1200, vero, eh? Vero, vero. No, comunque poi vedrete che con... Allora, lì ci metteremo anche quella parte di verde, ci metteremo un altro piccolo... recinto, campo coltivato come laggiù. Poi sotto faremo il seminterrato, dal lago faremo quel piccolo canaletto che dicevamo prima che si chiappa tutta l'acqua. E prossima live, che a questo punto non so dirvi quando sarà... Vi faccio vedere anche questi piccoli dettagli, ok? Io direi che però per oggi terminiamo qua. Yes, mi sembra più che ragionevole. Ci vediamo con i prossimi video e le prossime live, ok? Non morire, esatto, giusto. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Bye bye.